Sì, Sentiamo come Romano. litigano qui, come prosegue la litigata. Edoardo, la delusione rimane a livello umano. Per il resto ho 40 anni. Me lo posso anche aspettare. Certamente non mi fa piacere. Mi dispiace che umanamente lui sia sceso a questo livello. Io gli argomenti per tirargli fango li avrei pure. Non lo faccio perché, come Grazie. uomo, rimango con questa integrità di non tirargli addosso lo schifo che ha fatto lui con me. Perché certe confidenze che ci siamo Poi arriva fatti io, per me hanno un Poi valore arrivo e quel valore io lo mantengo. Lui no. Per il resto non avrò un carattere bellissimo, lo so per primo. Lo so, non ho un carattere perfetto, ma almeno sono leale. Ho sempre Edoardo, detto le cosa cose come stanno, rispondi, pur non Edoardo? piacendo, e anche a lui. Allora, oh, così sei contento. Così sono Allora, contento. una volta che ha finito il monologo l'attore, io vi dico che voi a casa Nicolas non lo conoscete, non vi è arrivato. Lo conosci Ve tu? lo giuro sulla cosa che ho di più caro. Falso da morire. Vabbè. Andava, e voi non lo sapete a casa, andava dall'altra parte a parlare male di noi, di Gwendalina, di Carmen, e andava a dire a Roger e Stefania che avrebbe voluto loro in finale con lui e ci sono passato sopra. E mi sei rimasto Andava, sta amico zitto e pure. parlo io. Poi adesso L'eleganza. viene da noi e parla male dell'altro gruppo e questo voi non l'avete No, visto, non ci sono le ok? telecamere, infatti. Andava dall'altro gruppo e gli diceva sto con voi e loro sono testimoni. Lui è come quella zanzara che sta lì, che fa zzzzo e te dà le pizze. Chi è Poi a che è un certo testimone? punto Scusami, Edoardo, accende loro chi luce sono e testimoni? prende. Guarda, loro chi sono Roger! testimoni? Roger, blind, Tu per magari ci 40 giorni fosse mi sei stato blind. amico. Blind me l'ha giurato su Greta, Per 40 sulla giorni mi sei stato fidanzata che amico. sposerà. Mi ha detto Edoardo, lui viene ogni sera qua a parlare male di voi per tenere buoni i tuoi gruppi, per non farsi Va nominare. bene. Per non farsi nominare. È una delle persone più false. Mi Ma è un giuro, ottimo disgusto, giocatore. disgusto, non voglio averci niente a che fare. Nicolas, Ogni ma è cosa è una così? recitazione. Arriva. È come dice Edoardo, Ma che Nicolas. te ne Ilari, io vedi? Ma che posso te ne vedi? 50 giorni su quest'isola con telecamere H24. Io penso che sappiate perché avete anche voi un'intelligenza per valutare le persone. Quindi, se questo è quello che credete anche voi, benissimo. Se questo è quello che crede quest'uomo che per 40 giorni mi è stato amico pur pensando questo pensava di me per 40 giorni. Quindi, è un ipocrita se questo è quello che credeva. No, Io ti non lo dico una cosa: se sapevamo, devi essere nominato non interessa. Da oggi in poi l'ho sarai tu la mia sopportato, sei un nomination. attore, Non sono un attore sei un nella vita, Edoardo. attore, Tu hai bisogno di recitatore questo di merda qua, palcoscenico. sei un attore. Ecco, questo è l'uomo. Ragazzi, Tu hai i toni, bisogno mamma mia, di farlo comunque vivere. ci vanno pesanti, eh. Molto, molto. Edoardo, Ma dobbiamo spesso, essere, cioè, se posso dirla mia, Edoardo in questo momento sta esagerando un po' con sta scenata, cioè nel senso, si è proprio chiuso la vena. Però, diciamo che... Ma guarda, solitamente con Nicolas sempre tutti sclerano un po', comunque lui è un grandissimo provocatore, bravissimo. Sì, Cioè, per assolutamente, me sì. lui è un bravissimo giocatore, cioè per me lui è proprio la persona giusta che serve in un contesto del genere per creare un po' di scompiglio e per creare comunque la dinamica. Anche perché vedi, lui Infatti, voleva, riguardo il video a Mare, che era anche un po' lì che si riscaldava, però lui è sempre molto ponderato, cioè lui non sclera mai, cioè lui ti fa uscire fuori di testa, ma lui non è che sclera così, capito? ha un ma ottimo, infatti ha un molti dei ottimo self nostri control. ospiti dicono, cioè lo danno per papabile vincitore.